Allora, iniziamo così. Volevo farvi vedere la mia asciugatrice praticamente che non funziona più. Non in pratica non asciuga più i vestiti, ci metto almeno più di 5 ore per asciugare i vestiti. Qua l'acqua non è mai piena, praticamente l'acqua cade giù dove c'è il pavimento invece di mettere l'acqua. E non lo so, non sappiamo che problema ha, ma dato che ormai ha 4 anni, diciamo che l'abbiamo comprata nuova, per cui mi dispiace perché questa è di 9 kg a più ed è molto grande, solo che non funziona e anche qua ogni volta pulisco il filtro. Ma se non funziona è inutile metterla a posto perché abbiamo già speso tanti soldi per metterla a posto. La marca è della Ariston, per cui io vi consiglio di non comprarla. La marca Ariston non compratela perché sinceramente fa veramente cagare e in più è già la seconda volta che l'abbiamo messa a posto. Prima per la cinghia, adesso perché cade giù tutta l'acqua nel pavimento, non asciuga i vestiti, ci mette più di 4 ore. Cioè, diciamo che è così. E alla fine ne abbiamo preso un'altra che adesso arriverà e vi farò vedere l'altra asciugatrice nuova che arriverà e più vi farò anche la recensione, così vi farò vedere se davvero è ottima la marca che abbiamo preso oppure no. E niente, questa è la mia asciugatrice. Addio. Fa niente. Vabbè, adesso stendo la roba che ovviamente è nella lavatrice, per cui adesso la stendo e basta. Per cui l'ho staccata perché è inutile usarla se poi ci metto più di 5 ore per asciugare dei vestiti. Infatti piove, cioè, per farvi capire, piove, non so se si vede, è brutto, è nuvoloso e giustamente non posso stendere fuori, ma stenderò dentro in casa. Per cui niente. Ciao ciao. Volevo farvela vedere così almeno poi vedrete quella nuova, vediamo. Questo video inizia un po' tardi perché sono le 2 del pomeriggio. Ho fatto una cosa che ovviamente non potevo diciamo registrare perché poi lo vedete in un vlog che non è questo.
vi faccio vedere la nuova asciugatrice. E basta. Comunque è arrivata la nuova asciugatrice, perché avete visto la clip all'inizio del vlog, che è questa qua. Ovviamente è da 3 giorni che la stiamo usando, perché è arrivata dopo che io avevo registrato la clip e poi ovviamente non ho registrato. Comunque è questa qui, fatta così, è semplice da usare ed è ottima. Ovviamente poi ha 2 anni di garanzia, è nuova. E poi ve la farò vedere in una recensione e vi dico anche come si usa e come mi sto trovando. Perché chi è interessato poi, ovviamente per comprarla, non so, può essere anche utile il video. Però ovviamente il video sarà una recensione a parte. Ovviamente non sto qua a farvi il vlog della nuova asciugatrice. Comunque è diversa perché si vede anche dal colore. Ed è nuova, abbiamo già messo le cose qui per vedere il tempo dell'asciugatura e tutte queste cose qua. Niente, poi fatemi sapere se volete la recensione e se volete sapere come mi sono trovata, così poi se la volete comprare anche voi, ovviamente. Secondo me è molto utile se faccio il video. Ok. Comunque, anche se sono storta, però vabbè, non ho, diciamo, una posizione adatta quando devo registrare in bagno. Comunque, devo lavarmi i denti perché ho appena mangiato e mi devo lavare i denti. Questo vlog è un po' diverso dagli altri perché stasera andiamo a Malnate, che praticamente si trova vicino ad Arese, a Varese. Comunque niente, andiamo lì stasera dalle 6 in poi. Non so se riuscirò a riprendere qualcosina per il semplice fatto che siamo in famiglia, vado a trovare i nipoti e loro giustamente per un po' di privacy registrerò qualcosina, ma se riesco, se no niente. Comunque, in poche parole, se registro qualcosa, cioè non se registro, se faccio vedere qualcosa lo vedete tramite Instagram, per cui le cose che non pubblico qua lo vedete sul mio Instagram, per cui se non mi seguite andatemi a seguire, che lì vedete ovviamente quello che faccio di più privato che di qua. Però ogni tanto metto qualcosa di privato, ma non sempre. E niente, adesso usciamo, andiamo a fare un po' di cose, vediamo se riesco a riprendere qualcosina e poi niente, sarà un vlog un po' così. Mi lavo i denti e ci vediamo dopo. Vediamo cosa posso registrare e dove possiamo andare a far vedere qualcosa di bello. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere l'outfit. Comunque, mi sono vestita così. E le scarpe. Ho messo queste qua. Allora, ho messo queste qui, che sono queste qua, solo che non mi piacciono, so già, sono anche un po' già rotte, per cui dovrei comprarne nuove. Poi vabbè, i leggings e la gonna e la camicia che mi hanno regalato per Natale, se non sbaglio, 2 anni fa, per cui non so neanche dove l'hanno comprata, per cui non mi chiedete dove ho preso queste cose qua, perché non lo so. E niente, poi ho fatto anche sebo impermanente. Questo qua ho fatto
semipermanente, perché volevo cercare di non di avere le unghie lunghe. Comunque niente. Niente, mi sono vestita così. Solo perché fa freddo, mi sono messa la maglioncina, anche perché odio queste camicie, cioè magliette corte così. Io le odio, però data come l'hanno regalato, lo uso. Tutto qua. Va bene, ci vediamo dopo. Vuoi andare al telo? E a me non mi piace prendere delle cose così, tanto per prenderle. Così così, praticamente ho registrato 2 giorni, cioè in senso, ieri era mercoledì, oggi è giovedì, voi questo vlog lo vedete sabato. Ovviamente per chi mi segue veramente sa che io pubblico il sabato i vlog, cioè quelli che faccio in settimana. Se per caso non vedete i video, cioè i vlog al sabato, ad esempio l'altra settimana non ho pubblicato un vlog per il semplice fatto che non ho fatto niente e non ho registrato, per cui io preferirei mettere dei video utili, dei video che interessano le persone e specialmente dei video molto belli, perché fare un video così tanto per farlo non mi piace. Per cui scusate se non ho messo un video sabato. Dico questo perché una ragazza mi ha chiesto se usciva il video, se non sbaglio, martedì. Comunque, ricordatevi, per quelli che ovviamente mi stanno seguendo adesso, cioè che si iscrivono adesso al mio canale, ricordatevi che i video sono 3 giorni a settimana, che ovviamente sono al martedì, giovedì e al sabato. Sempre alle 5, poi potrebbe essere che cambierò orario per il semplice fatto che vedo che un po' di persone non guardano, diciamo, il video in quell'ora lì che io pubblico, per cui avrei intenzione di cambiare, diciamo, l'orario, però vabbè, poi vi aggiornerò. Detto questo, come sempre, di sicuro i vlog durano tanto, i miei, specialmente i miei, quando parlo troppo. E niente, ieri, dato che era mercoledì, vi avevo detto che andavo a Malnate. Non ho registrato, ho registrato solo quando sono andata tipo al supermercato che dovevo prendere dei pasticcini per mia nipote e dato che eravamo in famiglia, eccetera. Diciamo che non mi piace, diciamo, registrare, specialmente se loro non sanno niente, eccetera. Per cui non ho registrato niente ed è stato un vlog
corto perché ci sono delle clip che ho fatto, ma sono corte, per cui ho detto per darvi una motivazione, registro oggi che è giovedì, che è il 22, e poi a prescindere che volevo farvi vedere tre cose che ho acquistato la settimana scorsa, e dato che voglio farvele vedere, ogni cosa che acquisto io ve le faccio vedere, perché non so se poi può interessare oppure no. Io ve le faccio vedere lo stesso, dato che la settimana scorsa sono andata dai cinesi, da quella Mad Factory, qualcosa del genere, sono andata dai cinesi, ho comprato tre cose scarse, e allora volevo farvi vedere queste cose qua. Allora, ho speso 6,97 euro in pratica, se non mi sbaglio, sì, e ho preso le salviettine struccate. Ok, iniziamo bene. Le salviettine struccanti, questi qua, che non ho mai visto questa marca, e dato che dovrebbe essere, li vendono solo i cinesi, ho preso quelle per pelli normali misti, viso, occhi e labbra, questi qua, che praticamente l'ho pagati 99 centesimi. Sia questo che è blu e quello rosa che li voglio provare. Questi qui, questo qui sempre viso occhi, pelle sensibile, però mi sembra che questo sa di olio di mandorle e vite rossa, questa. Invece questo qui con aloe vera e fiordaliso, qualcosa del genere. Sono diverse, tutti e due, cioè 99 centesimi. E poi, vabbè, se non sbaglio, ho preso un'altra cosa che non mi ricordo che cos'era, pagata 3,90 euro, se non mi sbaglio, ma non mi ricordo che cos'era. Poi ho preso l'accendino che mi serviva, dato che qualcuno me l'ha rubato, cioè in senso, nella mia famiglia, o mio fratello probabile, mi ha preso l'accendino. Io non lo trovo più, quello nuovo che ho comprato, ho dovuto comprarlo un altro. Questo qui mi è piaciuto perché c'è il bulldog inglese, e dato che il mio cane è un bulldog inglese, mi è piaciuta la figura e ho voluto comprarlo. Questo qua, 99 centesimi anche questo. Questo 99 centesimi. Ho preso solo queste tre cose perché sinceramente mi serviva solo questi. Perché l'altro... Ah, l'altro 3,90 euro era il supporto del telefono, che ovviamente, vabbè, ha preso il mio ragazzo, ma quello non credo che vi interessa. Comunque, dato che io parlo troppo e non so cosa mostrarvi, perché, vabbè, adesso è giovedì e ovviamente sono le 11:21, io adesso devo montare tutti i video che ho registrato e sto registrando in questi mesi, e in più devo registrare altri video nuovi, sia quelli che mi avete richiesto, che sono un po' in ritardo di quello che mi avete chiesto, e sia quelli che ho in mente io. Dato che ho paura che ci sarà un lockdown, spero di no, che non ci sarà un secondo lockdown, mi sto portando avanti, sto già registrando praticamente tutti i video. Ogni giorno faccio 3 video ogni giorno, e così almeno ce l'ho già pronti, devo solo montarli e poi dopo li caricherò piano piano sul canale. Per cui sono un po'... c'è la situazione un po' così così, per cui sto già... diciamo, mi sto già dando una regolata per registrare tutti i video, in poche parole. Comunque niente, questo vlog è stato un po' così, ovviamente spero che non è durato tanto, le mie solite parole. E fatemi sapere che vlog volete vedere di più, di preciso, cosa vi piace vedere in un vlog praticamente. Cioè, se vi piace un vlog casalingo dove io sono a casa, vi mostro quello che faccio in casa, che la maggior parte sono sempre in casa, tranne il mercoledì che esco. Anche per questa situazione qui,
O se no, se volete, non so, quando io sono in giro, che io registro qualcosa, eccetera. Tutto qua. E niente, scusate per un vlog un po'. Che poi ieri, infatti, mi sono resa conto che erano poche clip e non ho registrato praticamente quasi niente. Per questo che volevo farvi questo pezzettino, quest'altra clip che sto facendo durare l'eternità, perché quando parlo io poi non la smetto più. E niente, volevo solo dirvi questo e farvi sapere questo. Vi ricordo che sabato prossimo è Halloween, è il 31, e sono indecisa se registrare un vlog per Halloween, dato che sono a casa e faccio... cioè, io avevo intenzione di farvi vedere quello che faccio venerdì, e poi ovviamente lo mettevo per Halloween, sabato, vi facevo vedere quello che facevo io, la decorazione, il dolce, eccetera, perché lo festeggio a casa, non, diciamo che non vado in giro. E volevo farvi vedere, volevo farvi questo vlog qua. Se siete interessati, fatemelo sapere. Io poi, vabbè, forse lo farò lo stesso, non lo so. Detto questo, ovviamente vi ricordo già che il prossimo vlog uscirà davvero il sabato, e l'altro ancora non lo so, perché dipende dai vlog che faccio e da cosa faccio, ovviamente. L'avevo già detto. Niente, spero che ho detto tutto. Se ovviamente non ho detto cose che mi sono dimenticata, ovviamente ve lo farò in un altro vlog. La prossima settimana vi dirò se mai qualcosa, vi aggiornerò in qualcosa. Niente, meglio che chiudo qui, perché 10 minuti di sicuro è anche un fin troppo. E noi ci vediamo al prossimo video, cioè in teoria al prossimo vlog, perché i video che ovviamente state vedendo il martedì e il giovedì sono già registrati, per cui i video proprio che faccio sono i vlog e niente. Vabbè, meglio chiudo, perché sennò dura l'eternità. Niente, ci vediamo al prossimo video. Se volete, vi ricordo di seguirmi su Instagram, così almeno lì sapete le cose prima che pubblico. Cioè, le cose che pubblico su Instagram non le pubblico anche qua, ogni tanto, ma non sempre. Per cui se non mi seguite su Instagram, seguitemi, che lì vedete molte più cose, forse anche più belle che qua su YouTube, non lo so. Comunque, vabbè. Detto questo, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!